stamattina è un passaggio molto importante, molto, veramente molto importante per il nostro istituto, perché siamo qui a ratificare l'ingresso degli Sisvaldano all'interno dell'Istituto Tecnico Superiore Energia Ambiente. Abbiamo due grandissimi, importanti ospiti, abbiamo il dottor Francesco Marini, nel suo ruolo di presidente dell'Istituto Tecnico Superiore, e il dottor Roberto Curtolo, il direttore dell'ufficio scolastico provinciale, e a livello di tutta la Toscana per quanto riguarda il percorso delle competenze trasversali per l'orientamento in favore dell'alternanza scuola-lavoro. Il prossimo anno saranno all'interno dell'ISIS Valdarno di spiegare che non c'è soltanto la realtà diretta dell'ingresso nel mondo del lavoro, dell'ambiente, dell'università, ma ci sono anche gli istituti tecnici superiori. Scolastico regionale e territoriale stiamo mettendo in gioco è che sui 7 IDS toscani convergano il maggior numero di scuole, perché e convergano in particolare quelle scuole che sono rappresentative dei territori, e non tutte le scuole rappresentano i territori in modo adeguato, quelle che sono significative per lo sviluppo di quei territori, che hanno una storia e che hanno un futuro in termini di capacità proiettiva. E l'ISIS Valdarno è una di queste. L'ISIS Valdarno quindi rientra in quello che noi riteniamo un panel di scuole, di istituti scolastici che abbiano una potenzialità di sviluppo. Quando mi sono inserito al vertice di questa importante fondazione ho compreso appieno l'importanza della dimensione formativa. Credo che come azienda, come sistema complessivo, il fatto che mi è stato chiesto al tempo di assumere questo incarico vuole dare un segnale importante, un segnale di grande, diciamo, vicinanza del mondo industriale, del mondo aziendale, un certo tipo di mondo aziendale, quello più di pertinenza pubblico, ma sicuramente addentro alle dinamiche fondamentali dell'economia regionale e non solo regionale. Quando sono nati questi DS, sono nati le migliori intenzioni, ma come molte strutture di questo tipo negli obiettivi iniziali non c'era questa, diciamo, energia, questa volontà di farli diventare quello che poi sono